Amici sportivi, appassionati di calcio, alla Ciadra Centure si parte. Un saluto alla Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Speriamo che sia davvero un bel incontro, Pier. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Hanno scelto di affidarsi a un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore. La fase offensiva è sicuramente uno dei loro punti di forza, si preannuncia un match divertente. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scendono in campo oggi con due attaccanti, quattro centrocampisti schierati abbastanza alti, una variante offensiva del 4-4-2. È così che l'ha preparata il tecnico, evidentemente non vuole lasciarsi le due punte troppo isolate là davanti. Stefano, che giudizio dai sulla formazione ospite? I giochi non sono ancora chiusi per Luigi, anche se al momento la classifica dà loro la ragione. Non devono abbassare la guardia se vogliono puntare al titolo. Siamo allo scatto finale e ogni punto perso o conquistato può fare la differenza. Cercano spazi. Palla recuperata, azione interrotta. La Juve è la squadra che ha fatto più punti di tutte in campionato, lontana dallo Juventus Stadium. Hanno trionfato 12 volte su 16 incontri giocati in trasferta, un ruolino di marcia davvero pazzesco, Pier. Perde palla. La Juve a caccia del gol. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Colpisce di testa. Che parata! Lemina. Buon possesso palla, caccia di spazi. Sissoko. Occhio al traversone. C'è l'intervento di pugno. Buono il recupero, possono ricominciare. Lemina. Vitale. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Milinkovic-Savic. E possono ripartire. Vitale. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. C'è spazio per andare. Palla in area. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Vitale. Sissoko. Lemina. Occhio, cerca l'area di rigore. Vitale. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Grande giocata. Palla vagante. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Ci sono metri a disposizione. Difensore fa su il pallone. Quadrado. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Palla vagante adesso. Lemina. Tocco intelligente. Vitale! Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Ecco il tiro. Si tuffa e prende il pallone.
Cuadrado. Punta l'area. Cerca la rete. Respinge il difensore. Occhio al contropiede. C'è la regola del... Prova a calciare. Splendida la parata in tuffo per il portiere. Fran Vélez. Guadagna metri verso l'area. Prova a andare. Pallone sul palo. Potrebbe crossare. Cross in mezzo. E il pallone se ne va via. Cuadrado. Lemina. 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Intercettano bene il pallone. Blind. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0. Tocco intelligente. Vitale! Pioggia pesante con il calcio d'inizio del secondo tempo. Si avvicina all'area. Interrompono bene l'azione. Vitale. Cuadrado. Ottimo il tiki-taka qui. Gran tiro, murato dal difensore. Cercano spazi. L'anticipo sul pallone. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Lazovic cerca il sostegno dei compagni. Perde palla. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. L'arbitro punisce l'intervento del giocatore rosso-blu. Vitale. Buono l'appoggio. Lemina. Controllano molto bene il possesso del pallone. Che palla che è riuscito a intercettare. EA Sports vi offre una loro partita casalinga, valida ovviamente per il campionato di A. Occhio al cross. Fran Vélez. Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Van Dijk. Lemina. Cuadrado. La Juve a caccia del gol. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Parte il cross. Prova con la testa. È un gol pesantissimo, possono festeggiare. Partita in grande equilibrio, lungamente in equilibrio nel punteggio, adesso è cambiato tutto. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Sissoko. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Se la cava sotto pressione.
Passaggio intercettato. Perin. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. E il pallone se ne va via. Milinkovic Savic. Occhio al suo movimento. Riconquista un pallone importante. Senza problemi qui per la difesa. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Stefano, come vedi il match che attende adesso la Juventus? Affronterà la Roma nel prossimo incontro di A. Le rose delle due squadre si equivalgono, almeno sulla carta. Dovremmo assistere a un match equilibrato. Speriamo che lo spettacolo non ne risenta. Grande pallone verticale. Sostanziale parità per quanto riguarda il possesso del pallone da parte delle due squadre. La differenza la fa il modo di gestire la palla. Vitale. Palla vagante adesso. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. La battono velocemente. Vogliono sfruttare al meglio questa rimessa. Palla girata sulla fascia. In prota. Azione interrotta. Milinkovic Savic. E il pallone se ne va via. Contrasto pulito, pallone in out. Varagna metri. Ottimo pallone filtrante. Peñaranda. Conclusione fuori bersaglio questa. Direi l'ennesima. L'ennesima della giornata per loro. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia. Il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. Grande intervento per liberare l'area. Vitale. Guadagna metri verso l'area. Prova dalla distanza. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve abbattersi, secondo me. Difende bene il pallone. Laxalt. Di testa per il compagno. Lo ferma ma non controlla. Ancora un passaggio perfetto. Si lascia intercettare il passaggio. Ruba bene palla all'avversario. Bravi qui a bloccare tutto. Si avvicina all'area. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Cercano di chiudere la gara, occhio a questo calcio d'angolo. Prova a far partire il tiro. Calcio d'angolo battuto male, difesa che riconquista facilmente il pallone. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Arriva dunque il fischio dell'arbitro, gara che finisce 1-0. Tocco intelligente. Vitale! But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime.
La Juve, squadra che oggi deve assolutamente migliorare. Il risultato dell'ultima partita è arrivata la sconfitta esterna contro il Genoa. Una sconfitta, quell'1-0 che non ci voleva e che potrebbe aver lasciato il segno sul morale dei giocatori. Penso però che oggi abbiano comunque i mezzi per ottenere un pareggio, Pierluigi. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Per il match di oggi hanno scelto di schierarsi con un 4-4-2 a trazione anteriore. Beh, già pare proprio che il tecnico l'abbia preparata così, per aggredire sin dall'inizio la formazione avversaria, evidentemente. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Dybala! La Juve a caccia del gol. Cercano spazi. La difesa spazza via il pallone. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Ziyech. Pjanic. Magnifica deviazione volante di testa e pallone in rete. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Era nel posto giusto al momento giusto, la spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. Pjanic. Sono in testa al campionato, vogliono rimanerci fino all'ultima giornata. A giudicare da come giocano, hanno buone probabilità di successo. Attenzione, occasione! Non hanno perso tempo. Un altro gol. Momento fantastico della partita per loro. Sicuramente si augurano di continuare così. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Comodamente recupera il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Assuma dunque l'azione d'attacco. Tre punti che valgono doppio in chiave titolo, quelli messi in palio da questa sfida. Che partita ti aspetti, Stefano? C'è sicuramente grande pressione sui giocatori. Sanno che non possono sbagliare e che una sconfitta a questo punto della stagione rischierebbe di escluderli dalla corsa per il titolo. Ci sono metri a disposizione. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se n'è accorto. Prova la sorpresa. Non era facile inquadrare la porta da lì, però non ha mancato di molto il bersaglio. Conclusione velenosa, che stava per sorprendere il portiere. Wanyama. Jimenez. C'è il vantaggio, la Juve può attaccare. Ziyech. Dybala. Azione interrotta. C'è spazio per andare. Si ripartirà con un calcio di punizione contro la Juve. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Paredes! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Si riparte col corner per la Roma. Prova a calciare. Conclusione da cancellare. Questo è il replay del gol precedente visto l'altra angolazione. Dybala. Buona triangolazione. Icardi. Cercano il buco della difesa avversaria. Luis Gustavo. Amavi. Icardi. Continua il tiki-taka alla ricerca. Icardi! Ha provato con l'esterno, ma non ha trovato la porta. Tentativo apprezzabile, un po' meno la conclusione. Buona la chiusura.
Ziyech. Wanyama. Hanno spezzato bene la trama qui. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. E il pallone se ne va via. Intercettano bene il pallone. Occhio al suo movimento. Walker. Iturbe. Ha metri a disposizione. E possono ripartire. Wanyama. Sarà calcio di punizione contro la Roma. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato di anno. Paragna metri. Ottimo il tocco. Icardi. Grande parata. Che riflesso. Sarà calcio all'angolo per la Juve. Wanyama. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Ziyech. Dybala. Wanyama. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Pezzella. Jimenez. Guadagna metri verso l'area. C'è spazio davanti a sé. Icardi. Attenzione, rete. Ha finalizzato nel migliore dei modi. Una splendida giocata collettiva in contropiede. Juve che continua a giocare per lo spettacolo nonostante il vantaggio e continua a trovare i gol. Non è nella loro filosofia rintanarsi a difesa del risultato. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Danilo Pereira. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severa. Inizia il secondo tempo, vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Cercano spazi. Pjanic. Dybala. Attenzione! Un'occasione questa che avrebbe potuto consolidare il loro vantaggio. Se la cava sotto pressione. Verde. E il pallone se ne va via. Icardi. C'è spazio per andare. Crossa in mezzo. Il recupero sul pallone. Perfetto oggi nei passaggi. Occhio, cerca l'area di rigore. Buono il tocco dentro. Icardi. Colpo di testa sulla traversa. Un bel colpo di testa. Non preciso. Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso unico. Come te lo spieghi? C'è poco da spiegare, Pierre. Il calcio è imprevedibile. C'è il vantaggio dato dall'arbitro. Attacca la Roma.
Partirà con un calcio di punizione contro la Juve. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Occhio all'azione della Roma. Icardi. Pallone gestito dalla Roma. Si avvicina all'area. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. E c'è il fischio dell'arbitro che interrompe il gioco. Posizione di offside segnalata dall'assistente. Questione davvero di centimetri. Era ben posizionato. Ottima la chiamata. Occhio alla ripartenza. È tutto solo. Prova in porta. E c'è il gol. Palla in rete. Bravo e fortunato qui a trovare il gol pochi minuti dopo il suo ingresso. L'allenatore starà gongolando per aver indovinato il cambio. Fortunato. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Iturbe. Guadagna metri verso l'area. Ottimo il pallone filtrante. Si fanno vedere i compagni. Occhio al cross. Stefano, qual è il tuo pronostico per la prossima gara, la prossima sfida della Roma? Affronterà il Napoli nel prossimo incontro, Gea. Mi aspetto una partita equilibrata, almeno sulla carta. Attenzione, tutto solo. Buona la parata impresa da parte del portiere. Mancano 20 minuti alla fine. Cercano spazi. Grande giocata. Ha perso il pallone. Il recupero sul pallone. Danilo Pereira restituisce bene il pallone. Occhio al giocatore della Roma. C'è spazio davanti. Era una grande possibilità in contropiede. Rüdiger. Lo ferma ma non controlla. C'è spazio davanti a sé. Recupera il pallone con un intervento facile. Verde. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Guadagna metri. Ottimo il tocco. Pronti per il calcio d'angolo. Si avvicina all'area. Toprak. Cross che viene intercettato dal difensore. C'è una sostituzione tra i giallorossi. Prova la botta. Si immola il difensore. Un 4-0 senza appello, quello che sta maturando quando siamo ormai giunti nella parte finale della gara. Come può incidere questo sul futuro? Nel prossimo turno la Juventus giocherà contro la Fiorentina. Volevano la vittoria oggi e sono scesi in campo con la giusta cattiveria agonistica per prendersela. Ora devono rimanere con i piedi per terra o rischiano. A metri a disposizione. Gran tiro,
Attaccante che era partito tutto solo verso la porta avversaria, forse è arrivato un po' stanco al tiro. Aveva fatto tutto bene, tranne la conclusione, sarebbe stata una ripartenza perfetta. Ancora 3 minuti da giocare. Partita che ha visto dominare una sola squadra, difficile possa cambiare nel finale. Wanyama. Ci sono metri a disposizione. Efficace il loro tiki-taka oggi. Sembrano trovarsi a meraviglia in campo. Palla che filtra benissimo. Ecco il tiro. Palo, ma il pallone torna in campo. Pericolo. Barella. Toprak. Ottimo intervento difensivo. Finisce qui, vittoria per la Juve. È stata quasi una passeggiata.